Questa settimana un po' di meno delle altre partite, però ho perso un po' tanti palloni, poi abbiamo visto pure la partita, ma l'avevo già rivista a casa e potevo fare molto di più in fase di possesso. E, vabbè, oltre al gol, secondo me la cosa principale è che in campi così difficili è portare la partita a casa e abbiamo lottato fino alla fine, ce l'abbiamo fatta e secondo me è una gran vittoria perché era un campo molto difficile. Sicuramente venivamo da tre partite in una settimana e magari la condizione è venuta un po' a mancare anche nel secondo tempo perché oltre che avevamo fatto tre partite, non so se si vedeva, ma il campo era molto pesante e il mister ci aveva chiesto anche una cosa diversa cioè da fare in campo, da non attaccarli subito, ma di aspettarli un po'. Noi non pensiamo all'anno scorso, dobbiamo pensare a quest'anno, a quello che stiamo facendo quest'anno e come lo stiamo facendo. Poi è una partita come tutte le altre, sono una grande squadra loro, il campo è difficile, però andremo lì a fare quello che stiamo facendo e continuiamo a fare quello che stiamo facendo perché lo vogliamo fare nel migliore dei modi. Specialmente quando portiamo a casa una partita del genere. Ci sono sempre quelle cose, ma siamo stati bravi ad andare subito negli spogliatoi. Mister Fabio ci hanno portato subito negli spogliatoi e non, diciamo che non abbiamo fatto niente noi. Siamo andati negli spogliatoi senza dire niente, ma non è successo nulla di che. Magari se la sono presi un po' con tutti noi, ma noi, come tutte le squadre, penso quando una squadra vince debba esultare. Veramente quello che stiamo facendo è qualcosa di buono, di molto, molto buono. Tifosi, giusto che sognano e sogniamo pure noi. Poi l'ho detto pure 2 settimane fa: noi dobbiamo pensare solo di fare una partita alla volta come stiamo facendo e poi vedremo verso la fine dove siamo e a che punto siamo e tireremo le somme. Ma adesso l'importante è pensare una partita alla volta e fare quello che stiamo facendo, che punteremo a portare tantissimi punti a casa. Adesso in questo momento fisicamente siamo meglio degli altri e sono contento perché mi trovo in due grandi squadre, sia Cosenza era uno squadrone, quest'anno siamo una buona, ottima squadra guidata da un grande allenatore.